Il carnevale bruscianese quest'anno omaggerà il grande Renato Carosone. Lo speciale titolo dato all'evento di quest'anno è Ma che musica maestro, un piccolo gesto per ricordare il grande maestro Carosone a 100 anni dalla sua nascita. Un applauso anche al grande maestro Carosone che i ragazzi qui vogliono ricordare. Allora, come state? Avete fatto questo bel giro? Quest'anno il Carnevale Bruscianese avrà un appuntamento importante. Ha un appuntamento importante. Io farei salire sul palco dei rappresentanti del Carnevale di Palma Campania che sono qui per salutare e condividere con noi il Carnevale Bruscianese. Da quest'anno in poi ci sarà un sodalizio, sperando fruttuoso e continuativo, e farei un applauso ai rappresentanti della Fondazione Carnevale Palmese e tutti gli altri presenti qui, rappresentanti delle associazioni che organizzano ormai da tanti anni il Carnevale Palmese, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. Voglio qui presentare, scusatemi se parlo un po' troppo velocemente, un po' di raffreddore. Allora, c'è qui la rappresentante della Fondazione Carnevale Palmese, la dottoressa Lella Rega, farei un applauso. Poi c'è Francesco Prisco, il presidente dell'associazione Tutta Nata Storia, ho detto bene? Ok. Poi c'è Ciro Nunziata, presidente associazione Monelli, ho detto bene anche questo, perfetto. Nello Lauri, rappresentante dell'associazione Amici di Pozzo Romolo. Sì, ho detto bene anche questo. Ok. Allora, inviterei la nostra rappresentante della Fondazione Palmese, della Carnevale Palmese, a raccontarci un po' cosa è questo Carnevale Palmese, perché la maggior parte di noi lo conosce, però c'è qualcuno che ancora non sa che è una storia ultracentenaria, giusto, questo carnevale? Voglio lasciare la parola a te, così che racconti meglio sicuramente. Grazie Marilu, buongiorno Brusciano, il sole ci ha baciato oggi e noi siamo onorati di essere stati invitati in questa terra, che sia con Palma Campania un inizio di un progetto per il futuro, per rilanciare il nostro territorio. Noi abbiamo una tradizione ultracentenaria. Siamo stati decretati come il carnevale più antico della regione Campania, un carnevale diverso. Da noi ci sono le quadriglie, sono gruppi di oltre 200 persone con dei temi scelti ad hoc. Tutto gira intorno al maestro che comanda appunto il gruppo di banda grande e banda piccola, con costumi bellissimi realizzati nel nostro paese. E c'è un canzoniere che lega e ci accomuna e ci con strumenti tipici come tamburelle, putipusce, tavaiassi, triccaballacchi. Insomma, è un carnevale unico nel suo genere, diverso. Vi invito a venire nel nostro paese per poter ammirare quello che offriamo, che è uno spettacolo vero e proprio. Non so i vostri impegni odierni. Oggi avremo a Palma Campania la messa in scena delle 9 quadriglie, dalle ore 16:50 fino a dopo le 22. Sul palco centrale vedrete una vera e propria rappresentazione teatrale di quelli che sono i temi che sono stati scelti dalle 9 associazioni. Porto i saluti di tutte le associazioni delle quadriglie. Ci dovete scusare se non sono presenti tutti, ma siccome c'è il trucco, il parrucco, l'organizzazione e quant'altro, avevamo tempi molto stretti. Con me ci sono 3 amici, il presidente appunto Ciro Nunziata dei Monelli, Nello Lauri che rappresenta gli amici di Pozzo Romolo e Francesco Prisco che rappresenta Tutta Nata Storia. Faccio parlare velocemente ognuno di loro, perché vorrei che ognuno di loro vi dicesse un qualcosa in più delle emozioni che il carnevale
palmese portano i cuori di tutti noi. Poi vorrei chiudere io e passare poi la parola all'amica Marilù, anche collega, perché ci unisce la nostra seconda casa. Lo possiamo dire? No? Va bene. Un'amicizia allora ci unisce. Passo la parola velocemente a Ciro. E allora buongiorno a tutti signori e grazie soprattutto per averci invitato per questo gemellaggio con il Carnevale di Brusciano. Vi porto i saluti di tutti i presidenti delle 9 associazioni. Oggi noi abbiamo una manifestazione molto importante, è una delle giornate più piene del nostro carnevale, siamo tutti impegnati nell'organizzazione. Ci tenevamo tanto per Mario Gervasio, che è un carissimo amico del Carnevale Palmese, presente come musicista in una delle associazioni più importanti e storica da oltre 20 anni, che sono gli Amici di Pozzo Romolo, ed era per noi importante essere presenti quest'oggi. Vi porto i saluti di un carnevale ultracentenario, un carnevale unico nel suo genere, soprattutto nella regione Campania, in una manifestazione dove il folklore è tramandato da padre in figlio, è coinvolta tutta la popolazione e in questi giorni il paese è pienamente in festa. La nostra delegata della Fondazione Lella Rega ha spiegato in modo esemplare il nostro carnevale e nulla, vi aspettiamo ovviamente in base anche ai vostri impegni per il carnevale a venire a vedere il Carnevale Palmese nelle giornate in cui magari voi siete liberi. Grazie e in bocca al lupo a tutti voi al vostro carnevale. Lella. Beh, poi ci terrò anche il signor sindaco, se vuoi dire una parola, potete salire sul palco. I saluti alla delegazione della Fondazione Palmese, tutti. E adesso faremo lo scambio delle targhe. E tutti. Prego. Allora, sì, due parole, facciamo scambiare il sindaco. Facciamo un applauso. Buongiorno a tutti, è bella vedere questa piazza, è bella oggi, è bella vederla così, con Brusciano e saluta gli amici di Palma Campania, ci legano delle tradizioni ultracentenarie, loro il carnevale, noi la festa, le tradizioni, la cultura, la cartapesta e quindi lo spettacolo e quindi la città che si unisce, è la città che festeggia la liberazione della carne. A Firenze erano i trionfi, il paese che vuole trionfare. Ebbene, saremo a Palma, voi sarete a Brusciano, perché così i territori possano crescere e possano consegnarsi alle tradizioni migliori e così si fa cultura, si fa occupazione e si fa storia. Quindi buon divertimento a tutti e grazie al nostro maestro, perché anche quest'anno riesce a far divertire la nostra città. A noi interessa questo, non interessa fare polemica, ma fare belle, sane e buone azioni amministrative e valorizzare chi riesce a donare, a dare qualcosa al nostro territorio. Mario lo sa fare, ha fatto anche quest'anno. Buon divertimento! Signor Sindaco, per noi palmesi è un onore poter stringere nuovamente la mano con lei, che sia un sodalizio di collaborazione per il futuro. Io le porto i saluti dell'amministrazione comunale tutta, del nostro sindaco Nello Donnarumma, del consigliere delegato al Carnevale Palmese, l'avvocato Nello Nunziata, di tutta la Fondazione Carnevale Palmese in testa al presidente Claudio Ferrara. L'aspettiamo quanto prima a Palma, che sia solo veramente l'inizio. Ecco, il sole ci ha baciato oggi e bacerà e guiderà il nostro cammino futuro. Ha una città splendida, persone splendide, veramente. Grazie di averci voluto qui, grazie. Io accetto l'invito e la velocità, martedì saremo a Palma.